voglio dire, discutere con voi e di ragionare su questi 40 anni di storia dei PC. Ringrazio il direttore, ringrazio Laura Carlini che sono qui con me. Allora, come ci dicevamo, più che diciamo così una riflessione strutturata, io vorrei porre una serie di elementi di dialogo, soprattutto con Laura, a partire dal compito che mi è stato dato, che è quello di leggere il lavoro svolto dall'IBC e di ragionare soprattutto anche in termini di prospettive future. Il resoconto che poi voi avete anche in cartellina sul ruolo, sui tanti progetti portati avanti dall'IBC, restituisce direi quello che è un quadro assolutamente unico e straordinario di interventi, e sottolineo i due termini nel loro senso etimologicamente più stretto, cioè fuori dall'ordinario e unico, perché non mi sembra che in Italia a livello territoriale e regionale ci siano delle attività, cioè un'istituzione che come mandato ha quello che l'IBC ha fatto in questi anni. Sempre Laura Carlini nella parte introduttiva si poneva, chiedo scusa, questi sono inconvenienti di tenere acceso il cellulare che squilla sul più bello. Sempre Laura nella parte introduttiva, dicevo, si poneva il problema se questa mole così importante di attività, di progetti in ambiti così diversi desse in qualche modo l'immagine di una scarsa coerenza. Allora, io non penso che l'insieme di queste attività siano figli di scarsa coerenza, penso semmai che questo tipo di funzioni che una realtà come l'IBC ha sviluppato, che sono funzioni di facilitazione di sistema, sono funzioni di ricerca di conoscenza, sono funzioni di coordinamento, adesso con un termine anglosassone sono funzioni di capacity building sistemico, ecco, tutte queste funzioni, soprattutto se le applichiamo al contesto dei beni culturali, dei musei, del paesaggio, richiedono degli sguardi che siano degli sguardi lunghi e degli sguardi ampi, degli sguardi a 360 gradi, delle logiche ricorsive, dei tempi di maturazione che consentono di valutarne gli effetti, degli esercizi di lettura sia dei vincoli ma soprattutto delle opportunità che un soggetto super partes meglio di altri riesce a fare, perché avendo questa possibilità appunto di porre uno sguardo, se volete, dall'alto a volo di uccello sui territori, sulle dinamiche, riesce a leggere in termini di opportunità degli incroci, dei cortocircuiti possibili di relazione, di flusso, di integrazione, di ingaggio, laddove invece il singolo soggetto sul territorio vede semmai delle traiettorie che si sovrappongono in maniera indifferente. Allora, per venire anche a un ragionamento più di tipo propositivo, un tema importante secondo me è di capire come utilizzare questa sedimentazione di conoscenze, di competenze, se vogliamo la legacy dell'IBC, anche per il presente e per il futuro. Sarebbe bello fare un ragionamento che in qualche modo inquadri l'orizzonte sui prossimi 40 anni. Non penso di essere in grado di farlo in maniera così lunga e ambiziosa. Sarebbe anche solo più, se volete, interessante e agevole collocarci in un orizzonte temporale di quello del 2020, tanto per individuare non a caso una scadenza a cui arriveranno a conclusione, arriveranno diversi treni importanti per l'Italia e per l'Europa, treni che tra l'altro rischiamo di non prendere o di prendere con scarsa consapevolezza. Allora, rispetto al cammino che si può fare e rispetto anche al ruolo che l'IBC può giocare, due considerazioni se mi focalizzo sul mondo dei musei. Allora, i musei, come una buona parte del mondo delle istituzioni culturali, sta vivendo questa fase di forte discontinuità, e di nuovo uso il termine discontinuità per segnalare il fatto che ci troviamo in una condizione intermedia, e per usare una, diciamo così, figura di Bonomi, ci troviamo sospesi tra un qualcosa che non c'è ancora e che in qualche modo possiamo prefigurare rispetto al futuro in termini di gestione, in termini di governo, in termini di sostenibilità, in termini di ruolo, di rilevanza, e qualcosa che non c'è più, e che c'è molto chiaro che quel non c'è più non tornerà più nelle forme con cui è stato anche solo fino a 5-6 anni fa, e questo per i musei vale in maniera, secondo me, molto forte, soprattutto dal punto di vista appunto della, non solo degli aspetti, se volete, più di natura squisitamente economica, legati al fatto che sono diminuiti i finanziamenti, i soldi sono molti di meno, c'è uno scartamento rispetto alle competenze e alle funzioni, ma anche rispetto al ruolo e alla rilevanza che le istituzioni culturali
dovranno giocare. Allora, dentro questa discontinuità io vedo però che i musei stanno affrontando il presente con una serie di vincoli e di debolezze, debolezze che in qualche modo sono strutturali. Allora, secondo me, e le vado a elencare velocemente, poi mi piacerebbe ragionarci con Laura, su queste debolezze l'IBC può intervenire con un ruolo in termini anche di mitigazione di questi aspetti e di sviluppo invece di opportunità. Da cosa derivano queste debolezze che i musei oggi si portano dietro come un fardello pesante nell'affrontare questo cambiamento? Uno che vale, questo vale soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, nell'ultime decadi si è investito moltissimo sull'hardware e molto poco sul software, se mi passate l'immagine. È vero, c'è stata una grande stagione di investimenti sulle infrastrutture, sulla solidità degli oggetti, molto di meno invece sulla progettualità, sulla visione culturale, scientifica e sulla sostenibilità che in qualche modo doveva dare il senso e la durata di questi progetti. E questo in qualche modo ha una, se volete, un pendant che ha a che fare con il tema delle competenze e dei profili che devono affrontare il cambiamento e l'innovazione. Di nuovo, anche qui i musei, ma non solo, si trovano in una situazione in cui viviamo un gap di competenze, di profili professionali molto forti, non in generale, ma rispetto alla capacità di affrontare le sfide che oggi in qualche modo reclamano un'urgenza maggiore, che sono le sfide appunto della valorizzazione, della capacità dei musei di ritornare dentro la società, della capacità dei musei di elaborare dei nuovi modelli, sia di governo che di gestione, nella capacità anche dei musei di farsi attori di una domanda di innovazione e, aggiungo, eventualmente anche di realizzare se stessi innovazione. Allora, questi sono temi cruciali su cui i musei si giocheranno una buona parte della loro rilevanza e del loro senso. Dobbiamo fare un lavoro molto forte sulle competenze, sui profili e diciamo così, su quello che appunto dicevo prima, il software. Un altro elemento che io vedo di criticità è che in questi anni non è che non siano mancate le buone pratiche, i progetti importanti, le sperimentazioni. Tra l'altro l'IBC da questo punto di vista è stato uno dei pionieri di un sacco di iniziative di natura progettuale, pionieristica, che hanno portato sicuramente innovazione, hanno prefigurato quella non ancora di cui parlavo prima. Qual è il problema? Che la maggior parte di queste esperienze, soprattutto in Italia, vengono confinate in una logica di forte episodicità. Non hanno molto spesso la capacità di sedimentarsi in pratiche che vadano effettivamente a arricchire il sistema delle competenze, delle professioni, dei musei, delle istituzioni culturali. Anche perché molto spesso questi progetti nascono già in condizioni di straordinarietà, perché c'è un finanziamento dedicato, perché c'è un progetto specifico, perché ci sono delle condizioni che ne abilitano la possibilità. Questo appunto genera delle scintille e una vitalità interessante, ma se non diventa invece una semina duratura, a lungo andare rischia invece di creare frustrazione. Frustrazione in chi quei progetti li ha vissuti, frustrazione nel sistema che non mette, diciamo così, in moto la capacità di trasformare delle sperimentazioni in delle ingegnerizzazioni, in qualcosa che allunghi la catena del valore, il ciclo di vita di quei progetti. Debolezza dei modelli di gestione di governance, questo in dubbio, per una, diciamo così, cumularsi di ragioni di natura politica, amministrativa, normativa e anche culturale, intesa di cultura aziendale, una scarsa attitudine all'intrapresa e quindi la necessità di affrontare oggi invece uno scossone molto forte che richiede ai musei invece di ripensare radicalmente la loro logica di sviluppo e di sostenibilità, e anche qui c'è ovviamente molto da lavorare, ma aggiungerei come ultimo elemento forte, secondo me, il fatto che i musei, e in particolare qui i musei italiani, negli ultimi almeno 30 anni non siano stati in grado o non abbiano avuto la forza di costruire una narrativa positiva su di loro. Il problema dell'Italia è che la narrativa che in qualche modo esiste sui musei è una narrativa in qualche modo esogena, generata dall'altra, in cui quando si parla di musei e quando i media e l'opinione pubblica parla di musei, normalmente questo avviene quando i musei finiscono su Report, su qualche altra diciamo così, comunicazione istituzionale che è in grado di parlare all'opinione pubblica, quindi al di fuori dei
circoli più tecnici, la narrativa è quella di Pompei, del crollo dei muri, dei custodi annoiati che non sanno cosa fare, dei musei che sono chiusi. È evidente che quella è una narrativa parziale, limitata, che non fa giustizia invece della qualità, della complessità, dell'eccellenza e della differenziazione di realtà che si muovono dentro la categoria museo. Però se questa narrativa non c'è stata o c'è stata in un modo che rende ingiustizia, una colpa è forse anche dei musei stessi che soprattutto hanno lavorato poco nel, diciamo così, uso un termine un po' contabile, nel rendicontare le cose buone che stavano facendo. Quindi non è solo un tema di contazione sociale, ma è un tema di interrogarsi sulla rilevanza che i musei oggi sono in grado di generare nella società, sulla capacità appunto di dimostrare, di misurare che un valore viene prodotto, sia di esso di natura sociale, culturale, territoriale, economica, e quindi di usare questa capacità, questa misurazione e questa narrazione sul valore come la principale difesa alla propria, al proprio operato. Allora, e quindi qui mi fermo e vado agli elementi, se volete, di discussione. Se queste sono alcune delle principali criticità e dei, diciamo così, limiti strutturali o congiunturali che in qualche modo imbrigliano le potenzialità dei musei ora, probabilmente Nimici ha alcune, secondo me, carte interessanti da giocare per andare a capire come questi limiti possono essere appunto mitigati, ridotti, trasformati invece in proposizione progettuale. Il tema del coordinamento, innanzitutto, e quindi della capacità di costruire delle relazioni territoriali che abilitano i musei a muoversi in una logica di sviluppo di territorio, in cui quello che si richiederà ai musei di mettere il più possibile in risonanza delle reti corte con delle reti lunghe, e per reti corte intendo la capacità di stare dentro le comunità, dentro gli stare i territori, ma di mettere in relazione quel portato con delle reti lunghe, che vuol dire che quello che tu fai può avere una risonanza, un'alleanza, una visione, un confronto con altri territori al di fuori del tuo, che siano essi in Italia, in Europa, nel mondo. L'IBC questo lo può fare, perché l'ha già fatto ad esempio con i tanti programmi europei che hanno prodotto buone pratiche, che hanno prodotto esempi, che hanno fatto intravedere la capacità di sfruttare meglio le reti lunghe. C'è un tema molto interessante sulla formazione. Io ho partecipato come, diciamo così, discussione docente ad un seminario molto bello di un anno o due fa su comunicare il museo, in cui si interpretava, secondo me, in senso nuovo anche il ruolo della formazione intesa come esperienza laboratoriale che deve produrre dei progetti, che deve produrre poi delle dinamiche operative. E finita la stagione del grande aggiornamento professionale teorico frontale, bisogna lavorare sul campo, quindi bisogna innovare molto nella formazione. C'è un tema interessante di anche supportare la politica, che è un po' la, diciamo così, non l'ho citata nel mio ragionamento, ma l'ho dato per scontato, forse non dovevo, che dentro queste difficoltà dei musei evidentemente c'è anche la difficoltà di aver individuato delle politiche, sia centrali che regionali, rispetto al ruolo dei musei. E quindi le politiche oggi sempre di più dovrebbero avere una loro forte evidenza basata sui dati, che si chiamano policy evidence based, per citare una dizione che è stata al centro della riflessione del Ministero dei Beni Culturali non più tardi di 3 settimane fa sul tema della valutazione degli impatti dei musei. L'IBC, se in qualche modo surroga o sviluppa delle competenze che potrebbero essere le competenze di un osservatorio, in qualche modo può aiutare le politiche e le istituzioni su questo tema, così come ovviamente giocano molti altri che ho dimenticato. Però mi fermo qua e lascerei a Laura un po' di riflessioni a caldo, se vuole.